Di nuovo buonasera, scusate di queste interruzioni e di questi tentativi due malamente finitici, però siamo talmente caparbi e tenaci che intendiamo riprovare. E dunque vi invitiamo a star con noi ancora una mezz'ora e ripigliamo il filo di questo dialogo con Walter Ricciardi. Riflettendo sul contesto europeo della pandemia per cercare di capire come stanno i paesi a noi più vicini e dunque a quale rischio loro sono esposti e conseguentemente anche noi in qualche misura. Prego, Walter. Ma diciamo che noi siamo quelli che per il lavoro che abbiamo fatto nei passati mesi, in questo momento stiamo messi meglio, nonostante certamente un piccolo e non banale aumento dei casi dopo la pausa estiva, dovuta sicuramente a un allentamento dell'attenzione, al desiderio probabilmente anche e soprattutto, ma non solo dei giovani, di riprendere un po' di vecchie abitudini. E per questo diciamo, la curva epidemica non ha continuato l'appiattimento verso l'azzeramento, ma anche ha ricominciato a salire. Però grazie in qualche modo alle nostre misure, grazie al comportamento che io vedo in qualche modo la stragrande maggioranza degli italiani continua a rispettare, cioè le distanze di sicurezza, le mascherine quando questa non è possibile, adesso anche con una serie di ordinanze nei luoghi cosiddetti della movida, dalle 18 di sera alle 6 del mattino. Con l'igiene delle mani, quindi degli ambienti, ovviamente di vita e di lavoro, siamo in una condizione migliore. Non certamente, come dicevi tu Paolo, i paesi limitrofi. Credo che quello messo peggio in questo momento sia la Francia, cioè la Francia e la Spagna, diciamo, sono i paesi che maggiormente hanno allentato, prima sicuramente la Spagna, poi la Francia, e poi anche i paesi cosiddetti vacanzieri, nel senso sono paesi in cui anche molti italiani sono andati, cioè la Croazia, la Grecia, Malta, sono paesi che hanno visto un importante aumento, però sicuramente il paese che in questo momento, per quanto riguarda i nostri contatti, i paesi che crescono di più sono la Spagna e la Francia. La Francia addirittura con una crescita veramente che sta quasi per diventare esponenziale, perché questa epidemia ha questa caratteristica, cresce poco, no? Cresce in maniera incrementale. Ma poi a un certo punto c'è il raddoppio dei casi ogni 2 o 3 giorni. Quando arriva quella soglia, lì ridiventa una soglia preoccupante, perché i francesi in questo momento hanno 9-10 mila nuovi casi al giorno, e che significa che se non danno una mossa importante ai loro comportamenti, alle loro decisioni, si possono trovare nella necessità di rifare il lockdown, come tra poche ore farà Israele. Nel senso, Israele è un altro paese che ha allentato moltissimo l'attenzione, ha ripreso praticamente tutto e credo da domani richiuderà tutto, richiuderanno le scuole, richiuderanno le attività, richiuderanno praticamente tutte le attività non essenziali come da noi a marzo. Dobbiamo continuare a vivere con questa vigilanza molto attenta e se lo facciamo di fatto fare una vita pressoché normale, diciamo ovviamente senza grandi assembramenti, senza grandi manifestazioni di massa, però tutto sommato con le attività lavorative, anche di svago che è possibile fare. Walter, ma la sensazione generale, bada bene, ho parlato di sensazione, dunque non di fondamento scientifico, diciamo, la percezione generale è che il virus sia meno aggressivo, sia meno letale, che sì, può essere contagioso, nel senso che è facilmente propagabile e tuttavia è incute meno paura. Dipende dal fatto che abbiamo un'errata lettura della situazione, dipende dal fatto che abbiamo imparato a approcciare questa patologia, addirittura in qualche misura a curarla. Che lettura dai tu? Ma un po' di punti fermi. Allora, il virus è lo stesso, diciamo, le mutazioni geniche sono marginali, cioè non ne hanno alterato fino ad oggi la sostanziale virulenza e patogenicità. Per cui è lo stesso che ha provocato morti in quantità importantissima in Italia e nel resto del mondo, e in questo momento nei paesi che vedono una circolazione del virus intensa è lo stesso che li sta provocando.
però sicuramente l'impatto sulla salute degli individui e la pressione sui sistemi sanitari è minore. Perché? Perché lo intercettiamo prima, cioè lo intercettiamo addirittura in una quantità rilevante in condizioni di asintomaticità e quindi in una fase estremamente preliminare, e abbiamo imparato a trattarlo, anche se non abbiamo una terapia specifica, cioè una terapia che elimina il virus e fa guarire, però sappiamo bene che il virus innesca determinati meccanismi, e quanto più preveniamo la diffusione del virus e quanto più agiamo su questi meccanismi cardiovascolari dell'infiammazione, i nostri colleghi clinici hanno imparato a trattarlo. Quindi, e poi ci sono altri elementi, siamo in estate e nell'estate noi siamo naturalmente più distanti gli uni dagli altri, cioè nell'estate noi siamo molto spesso, in questo momento io vi parlo da un bar nel centro di Roma all'aperto, che è una cosa che a Roma si può fare spesso durante l'anno, ma che in Italia durante l'inverno non sempre si può fare. E quindi noi saremo costretti questo inverno a riassembrarci, soprattutto all'interno degli spazi. Ed è per questo, dato che il virus è sempre lo stesso, anche se in qualche modo lo conosciamo meglio, che dobbiamo fare una serie di cose preventive per evitare di ritrovarci in condizioni gravi come eravamo a marzo. Cosa che io credo che non ci troveremo, perché ripeto, per tutti questi motivi siamo capaci di gestirlo meglio. Però questo non significa il liberi tutti, non significa che il virus è morto, non significa che il virus è più buono, significa semplicemente che insieme stiamo imparando a gestirlo meglio, sia dal punto di vista comportamentale ma anche dal punto di vista clinico. Però vi posso assicurare che i medici, i colleghi che l'hanno vissuto sono terrorizzati dall'idea di rivedere quei quadri clinici che hanno visto a marzo, e quindi perché sanno che il virus ancora li può determinare. Quindi voglio dire, è bene che tutti quanti sappiano che questo virus è una brutta bestia, è meglio non prendersi. Hai usato l'espressione lockdown riferito alla riproposizione di questa misura estrema in Israele da domani e alla probabilità che la Francia torni a riadottarla. Ritieni possibile o addirittura probabile che rientri negli scenari evolutivi italiani? Dipende da noi. Se continuiamo così, credo di no. Credo che se continuiamo nell'isolare tempestivamente i focolai, e per questo dobbiamo continuare, ma in questo momento i focolai sono pochi, ma quando aumenteranno, per esempio, una mano importantissima ce la darà l'app Immuni, perché l'app Immuni consentirà di aiutare i dipartimenti di prevenzione delle ASL, che devono fare il contact tracing, a rintracciare quanto più positivi possibile, quanto più casi e quanto più contatti vicini ai positivi. Quindi se noi siamo bravi nel continuare a isolare, e naturalmente se noi siamo bravi nell'ampliare la nostra capacità di testing, quindi noi possiamo evitarli. Sicuramente possiamo evitare il lockdown generale, ma probabilmente possiamo evitare anche dei lockdown specifici, che invece fatalmente, come ci dimostra Israele, come credo succederà anche in Francia, bisognerà fare nel momento in cui si perde il controllo della situazione. Ma tu stai dicendo che i cittadini italiani nel loro complesso sono stati seri, consapevoli, responsabili, ma che nel contempo anche il sistema sanitario e la comunità scientifica italiana hanno avuto, diciamo così, una capacità di reazione e di attivare una serie di attività, un arsenale, insomma, di risposte al Covid, forse addirittura più di paesi che in generale riteniamo più avanzati di noi? Sì, c'è un bellissimo articolo del premio Nobel per l'economia Paul Krugman, una delle menti più acute della nostra società contemporanea, sul New York Times, che dice: ma perché l'America, che è la superpotenza più ricca del mondo e più importante, devo dire che fa anche delle battute un po' malevole nei nostri confronti. Dice: l'Italia non è un paese conosciuto proprio in tutto il mondo per il suo rigore, per la efficacia della sua pubblica amministrazione, insomma, ci dice gli italiani sono un po' zuzzurelloni, non è che sono famosi in tutto il mondo per il loro rigore, per la loro, ma dice, è l'Italia che ci sta dando delle lezioni. Ma perché? Qual è la differenza? La differenza è che lì le persone che decidono e i cittadini stanno lavorando insieme, cioè sostanzialmente hanno fatto sì che
Invece in America l'esempio è quello che noi stiamo vedendo. Gli scienziati hanno dato dei consigli, l'amministrazione, perlomeno quella federale, non li ha seguiti e addirittura nel caso delle mascherine o così come di altri provvedimenti c'è stata una politicizzazione, cioè chi portava le mascherine era democratico, chi non le portava era repubblicano, chi voleva fare lockdown era diciamo di sinistra, chi invece era per la libertà era di destra. Sbagliatissimo, perché quando si politicizza un virus, il virus vince. Allora noi, io credo che siamo stati bravi e vi assicuro, io sono delegato dal ministro a seguire i rapporti con le istituzioni internazionali, in giro per il mondo c'è grande ammirazione non solo per quello che abbiamo fatto, ma anche c'è proprio la gratitudine per l'esempio che abbiamo dato, perché molti lo hanno seguito e si sono trovati bene. Io personalmente ho avuto contatti con tanti paesi, non soltanto in Europa, che ci ringraziano per quello che noi abbiamo fatto, per quello che noi abbiamo mostrato. La risposta di medio-lungo periodo naturalmente rimane il vaccino. Secondo le tue conoscenze, e dico secondo le tue conoscenze perché in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane abbiamo assistito in realtà ad annunci molto contraddittori, no? Allora, secondo le tue conoscenze, in che tempi ne disporremo e con che genere di limiti e di vincoli ne potremo disporre? Allora, diciamo che si è messo in moto una macchina mondiale, sono centinaia i gruppi di lavoro che, soprattutto la prima cosa da chiarire è sulla base dell'esperienza degli altri coronavirus, perché per fare un vaccino ci vogliono anni, mentre invece se noi riusciamo a farlo in 1 o 2 anni, non è perché ci siamo inventati qualcosa di strano, ma perché molti gruppi di lavoro, a partire da quelli che hanno in questo momento un vantaggio rispetto agli altri, hanno lavorato 15-16 anni a studiare il coronavirus, quello della SARS e quello della MERS. Quindi noi traiamo vantaggio da questi 15 anni di lavoro e dalla collaborazione internazionale che rende possibile accelerare, ma non diciamo superare determinate barriere che sono quelle delle sperimentazioni che fanno sì che quando un vaccino viene messo in commercio deve essere innanzitutto sicuro, cioè non deve dare gravi effetti collaterali perché viene dato a persone sane. Ora che cosa succede? In questo momento sono 6-7 i vaccini in pole position, come si potrebbe dire, e 2 sono addirittura in dirittura d'arrivo, cioè sono nella fase 3. E il primo è quello di Oxford, che vede anche una partecipazione importante di una industria biomedica italiana, l'IRBM, e lì la risposta l'avremo presto, perché ai primi d'ottobre si concluderà la fase 3, una fase fatta su decine di migliaia di volontari, non solo in Europa, ma anche in Asia e anche in America. Per cui se andrà bene quella valutazione, noi potremo avere le prime dosi di questo vaccino entro l'anno. Naturalmente poche, cioè non ne avremo tante perché voglio dire non sarà possibile avere centinaia di milioni di dosi, ma avremo anche in Italia alcuni milioni di dosi che potremo distribuire innanzitutto al personale sanitario per proteggerlo, poi al personale di pubblica utilità, sia polizia ma anche per esempio farmacisti, quelli che lavorano nelle casse dei supermercati, cioè quelli che sono più esposti. E poi potremo, se la sperimentazione va bene, darlo a delle categorie più fragili, più vulnerabili. E poi man mano, nel 2021, allargare la cosa. Se diciamo dovesse andare bene, questo è il primo. Il secondo vaccino, che è diciamo, in pole position, è quello di Pfizer, che potrebbe essere pronto un po' più in là. Diciamo, anche questo forse entro la fine dell'anno, ma più probabilmente entro l'inizio dell'anno prossimo. E poi ci sono altri 4-5 che finiscono le loro fasi 3 nel 2021. Io credo che l'anno vero sarà il 2021, diciamo, per diciamo, combattere in maniera efficace, cioè non solo avere un vaccino, ma anche produrlo e distribuirlo in centinaia, direi in miliardi di dosi che servono per proteggere la popolazione europea, la popolazione mondiale. Però, ripeto, se questo è possibile farlo in 1 o 2 anni, non è perché abbiamo saltiamo delle fasi, ma perché ci avvantaggiamo delle conoscenze maturate nei passati 15 anni. Ritieni affidabili i vaccini russo e cinese, che pure sono stati, è stato detto dai rispettivi paesi, che sono pronti, disponibili, validati?
Allora, noi ci possiamo fidare soltanto dei risultati che sono stati pubblicati, nel senso che ci vuole trasparenza e diciamo quello che è successo è che che la Cina sta facendo sperimentazioni veramente su varie tipologie di vaccino e il primo vaccino che è molto avanzato cinese ha avuto una pubblicazione su Lancet qualche settimana fa che si dimostra molto promettente. Per quanto riguarda il vaccino, e poi lo sta sperimentando su grandi masse di popolazione, i cinesi sono tanti, hanno peraltro un esercito che è l'Armata Rossa di decine di migliaia di persone, e essendo un paese che le decisioni le prende molto rapidamente perché non ha grande dibattito democratico, io credo che dalla Cina ci potrebbero essere delle novità interessanti. Diverso è il ragionamento sul vaccino russo. Il vaccino russo ha avuto una fase 2 che normalmente quantitativamente diventa troppo piccola e una fase 3 ancora più piccola. Insomma, ci sono molti dubbi interrogativi. Peraltro anche la pubblicazione che è stata recentemente fatta dai colleghi russi, che sicuramente hanno la capacità scientifica e tecnica, presenta tutta una serie di punti interrogativi. Quindi sono più possibilista in questo momento per il primo, quello di CanSino Technologies, dei vaccini cinesi, sono più scettico per il vaccino russo. Walter, a proposito di vaccino, ci dici perché sarebbe opportuno o addirittura necessario e urgente che ci sottoponessimo massivamente a una campagna di vaccinazione per l'influenza? Sì, diciamo che l'influenza ogni anno colpisce 6, 7, 8 milioni di italiani e nelle annate normali, cioè quando il virus influenzale non è particolarmente aggressivo, per le complicanze dell'influenza muoiono circa 8.000 persone. Quindi questo sarebbe già un motivo sufficiente e da tempo noi diciamo che soprattutto in alcune fasce di popolazione, quelle più fragili, bisognerebbe vaccinare almeno il 90-95%, ma non ci siamo neanche lontanamente. L'anno prossimo... Qual è la nostra quota attuale? 50-51, diciamo, sostanzialmente. Questo è il massimo che noi riusciamo a raggiungere e peraltro abbiamo grande facciamo grande fatica a raggiungere. Quest'anno che cosa succede? Che oltre questi dati si sommano naturalmente i dati del Covid. Per cui che cosa succede? Che se noi vacciniamo finalmente in buona percentuale i nostri cittadini contro l'influenza, punto primo, li proteggiamo da quei dati che vi ho detto prima. Punto secondo, evitiamo la confusione e la paura che si può ingenerare in una persona quando comincia a avere la febbre, quando comincia a avere il mal di gola, quando comincia a avere la tosse, quando comincia a stare male, e a quel punto si chiederà: che cosa ho? Ho l'influenza o il Covid? Oppure anche un banale raffreddore, perché anche il banale raffreddore è determinato da un coronavirus. E vi immaginate nelle famiglie italiane, nelle diverse fasce d'età, il bambino deve andare a scuola, il grande deve andare al lavoro, la persona anziana deve essere protetta perché si prende il Covid. Allora, in questo modo, con una massiccia campagna anti-influenzale, come ci hanno dimostrato gli australiani, perché voi sapete che in Australia in questo momento le stagioni sono invertite, quindi stanno finendo la stagione invernale. Loro hanno dimostrato che in una massiccia campagna influenzale loro sono passati da decine di migliaia di casi di influenza a poche centinaia di casi di influenza e praticamente hanno ridotto sia i malati che i morti, naturalmente accanto alle misure. Pare che questa diretta streaming sia particolarmente funestata dal punto di vista delle tecnologie. Scusate che... Bene, pare che abbiamo perduto un'altra volta il professor Ricciardi dalla regia, cioè dalla casa editrice La Terza. Mi fanno presente che è particolarmente complesso ritrovarlo dal punto di vista appunto della linea e della tenuta della linea. Ci scusiamo con voi tutti, vi diamo appuntamento al prossimo
incontro streaming di questo ciclo di avvicinamento alla seconda edizione del Festival della Salute Globale. 23 settembre, Giuseppe O'Poker parlerà di ricerca oncologica, dopodiché ogni settimana ci sarà un incontro fino al 9 di novembre, cioè quando inizierà il festival. Grazie a tutti, ancora scusateci di queste difficoltà, di questi tentativi a più riprese falliti, e buona serata a tutti. Grazie.